Lingua latina. Oggi vediamo il vocativo e le particolarità della seconda declinazione. Poi vedremo l'indicativo presente attivo in tutta la coniugazione. Il vocativo della seconda declinazione al maschile esce con una E, per cui amicus fa amiche. Questo caso è usato appunto per chiamare una persona. Nel neutro resta esattamente come il singolare, quindi oggi abbiamo aggiunto solo una nuova voce, amiche, a tutta la declinazione. Qui potete vedere in questa tabella la completa seconda declinazione. Vediamo le particolarità della seconda declinazione. Il locativo singolare esce in I lunga come il genitivo, da confrontare con la prima declinazione dove anche il locativo al singolare si fa con il genitivo, con una forma uguale a quella del genitivo. Roma è per ricordare. Alcuni esempi: umi vuol dire nel suolo, Corinti vuol dire a Corinto. Di solito viene usato solo per le città al singolare, questa forma, però ci sono alcune, espressioni come umi nel suolo. Locativo plurale va in is come la prima declinazione, per cui Filippis vuol dire a Filippi. Il vocativo dei nomi propri che finiscono in ius finisce in i invece che in e, per cui abbiamo Vergilius fa Vergili. Ma ci sono anche altri esempi, per esempio Filius fa Fili e Genius, il nome tutelare, fa Geni. Poi ci sono alcuni casi dove il genitivo plurale esce in o in om dopo la V, invece di orum, specialmente in poesia, per cui troviamo deum invece di deorum, superum, troviamo anche divum e virum. Indicativo presente passivo, vediamo la prima persona al singolare. Abbiamo visto che nell'attivo la prima persona singolare fa amus per la prima, quindi laudamus diventa, cioè, il laudare diventa laudamus, e al passivo fa laudamur, e troviamo un'altra volta la R, quindi laudamur, mentre la seconda persona plurale da laudatis diventa laudamini con la ultima I lunga. Quindi abbiamo tutta la coniugazione del passivo che fa così: laudor, laudaris, laudatur, laudamur, laudamini, laudantur. Nella seconda abbiamo videor, videris, videtur, videmur, videmini, videntur. La terza, bibor, biberis, bibitur, bibimur, bibimini, bibuntur. E la quarta, audior, audiris, auditur, audimur, audimini, audiuntur. Dialogo Septimus. Marcus cum Antonio, amico suo, Mediolanum amaxostico petit. Duo amici in curru Escario cerevisiam bibunt et locuntur. Antonius. Cerevisia in amaxostico gaudeo. Marcus. Currus Escarius latus commodusque est. Soleo enim cerevisiam hic bibere in itinere, quando Mediolanum peto. Antonius. Marce, quid Mediolani facere vis? Marcus. Videre volo, ludi letterari condiscipulum, qui nunc Mediolani vita magit. Condiscipulo nomen est Iosepus. Ille birotarum officina amabet. Antonius. An birotam novam emere cupis? Marcus. Re vera, Antoni, birotam electricam emere cupio. Per Romam ad scolam birota ire volo, quia laoporum semper turba confertum est. Antonius, optima idea, ego quoque birotam electricam emere cupio. Allora, vediamo l'analisi del testo e la traduzione. Marcus cum Antonio, amico suo, Mediolanum amaxostico petit. Allora, Marco con Antonio, il suo amico, e questo è cum più ablativo, Mediolanum
Petit va, raggiunge Milano a Amaxostico con il treno. Amaxosticus è una parola che deriva dal greco e viene usata per esprimere treno. Duo amici in curru escario che revisiam bibunt et locuntur. I due amici nel vagone ristorante in curru escario, dove curru è della quarta declinazione, per cui appare in u e non troviamo la o solita, però escario. Escarius, un aggettivo, va regolarmente in o come siamo abituati per la seconda declinazione ablativo. Sì? Cherevisiam bibunt, bevono birra, et locuntur, e parlano. Notare la pronuncia di locuntur, non è locuuntur con due u, è solo una, locuntur. Antonio, Cherevisia in amaxostico gaudeo. Antonio, io gioisco della birra in treno, come dire, mi piace la birra nel treno. Gaudeo regge l'ablativo, uno gode di qualcosa con l'ablativo. Marcus, currus escarius latus commodusque est. Il vagone ristorante è grande e comodo. Notare il que dopo commodus. Questo è un altro modo per dire è la congiunzione. Si può dire latus et commodus o anche latus atque commodus oppure latus commodusque. Soleo enim cherevisiam hic bibere in itinere quando Mediolanum peto. Allora, di solito bevo soleo, vuol dire di solito, faccio di solito, sono abituato a, quindi soleo bibere. Cherevisiam hic. Sono abituato a bere qua una birra, enim vuol dire infatti, quindi infatti sono abituato a bere qui una birra in itinere, in viaggio, itinere ed iter, itineris della terza che ancora non abbiamo visto, quando Mediolanum peto, quando raggiungo Milano. Antonio, Marche, quid Mediolani fa Cherevis? Marche, questo qua è un vocativo, dici Marco, vocativo. Quid Mediolani facere vis? Cosa vuoi fare a Milano? Mediolani è il locativo della seconda in i, vis abbiamo già visto che è il verbo volo, vis, voglio, vuoi, facere, fare. Quid è che cosa? Interrogativo, è un pronome interrogativo. Che cosa vuoi fare a Milano? Quid Mediolani facere vis? Marco. Videre volo? Ludi letterari condiscipulum, allora voglio vedere, volo vedere, condiscipulum è un compagno di scuola, di che scuola? Ludi letterari, delle elementari, ludus letterarius sono le elementari, quindi voglio vedere un compagno della scuola elementare, qui nunc Mediolani vita magit, che adesso a Milano vive, vitam agit. Vitam agere vuol dire vivere. Mediolani è di nuovo il locativo di Milano. Qui è un pronome relativo al singolare maschile che si riferisce al condiscipulum che adesso vive a Milano, il nominativo. Condiscipulo nomen es Iosepus. Condiscipulo è un dativo, il soggetto è nomen, quindi il nome è Giuseppe al compagno di scuola, cioè il compagno di scuola si chiama Giuseppe, l'abbiamo già visto, Michi nomen est. Ille birotarum officinam habet, lui ha un'officina di biciclette, officina in questo caso vuol dire anche negozio, si poteva anche usare il termine taberna, però officina qua, officinam risulta più indicato perché di solito queste i negozi che vendono biciclette anche fanno riparazioni. Antonius, an birotam novam emere cupis, si usa per introdurre una frase interrogativa, cupis emere, vuoi comprare birotam novam, una nuova bicicletta? Marcus, re vera Antoni, birotam e electricam emere cupio, veramente, cioè re vera, cioè, sarebbe in realtà un
un ablativo re e res della quinta declinazione che vedremo, vera, quindi re vera sarebbe per la verità, è un modo di dire. Antoni è un vocativo che non esce in e, perché Antonius, come abbiamo visto con Virgilius, fa il vocativo in i, Antonio. Birota me elettrica, me merecupio, voglio comprare una bicicletta elettrica. Per Romam ad scolam birota ire volo, quia lauporum semper turba confertum est. Allora, per Roma, per vuol dire attraverso, quindi attraverso, per Roma, anche in italiano si dice per Roma, ascolam birota ire volo, ad vuol dire verso, quindi volo ire, voglio andare, ire vuol dire andare, voglio ire, voglio andare, birota in bicicletta a scuola, ad scolam, ad più accusativo, per Roma. Quia vuol dire perché. Quia lauporum semper turba confertum est. Lauporum è un'altra parola che viene utilizzata dal greco e vuol dire l'autobus. Perché l'autobus, lauporum, semper confertum est, è sempre pieno turba di gente. Antonio, ottima idea. Antonio, che idea ottima. Ego quoque birota me elettrica e me recupio. Anch'io voglio comprare una bicicletta elettrica.